Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video dei prodotti terminati per quanto riguarda le cose di casa. Passiamo subito ai prodotti terminati. Allora, ho terminato una confezione di acqua demineralizzata. Questo bidoncino qua è un bidoncino da 5 litri e io lo trovo all'Eurospin, è molto economico, quindi preferisco prenderlo lì o comunque nei discount o in posti molto economici perché ne consumo veramente tantissima. Infatti, l'acqua di casa mia è molto calcarea e non posso di certo utilizzarla per il ferro da stiro perché altrimenti ne dovrei cambiare uno ogni mese. E quindi un bidoncino terminato. Poi ho terminato due confezioni di Bavelo, detersivo per i panni. Sì, mi sono trovata abbastanza bene. Non è che sia un prodotto miracoloso, ma non è nemmeno male, insomma. È un buon prodotto, ecco, non è un ottimo prodotto, ma è un buon prodotto. Poi ho terminato questo anticalcare di Mauris. Poi ho terminato un ammorbidente. Questo è della marca Dexal, è un ammorbidente economico. Il profumo era quello un pochino migliore rispetto agli altri. Però devo dire una cosa, che da quando ho cambiato lavatrice io non sento più il profumo dell'ammorbidente nel bucato, nonostante io lo metta. Quindi non so se è un problema di lavatrice, se è perché ne metto troppo poco, oppure se dipende da questo prodotto. Insomma, vedremo. Poi ho terminato un antibatterico perché io lo utilizzo sempre per la lavatrice, sempre, non manca mai. Quando io faccio il bucato io disinfetto sempre tutto, sono fissata, lo so, però non ne posso fare a meno. Poi ho terminato questo appretto con amido vegetale dell'LD e non è che mi faccia impazzire nemmeno questo. Voi sapete, vi ho già detto che io l'appretto lo uso soprattutto per le camicie di mio marito. E terminato. Poi ho terminato un'altra confezione di detersivo per i panni, due confezioni di questo detersivo liquido per i panni. E tra l'altro lo trovate anche nei discount questo qui. Io l'avevo acquistato da Mauris, ma adesso ho visto che lo vendono anche all'Eurospin e mi pare, non vorrei dire una sciocchezza, mi pare anche da all'LD. Con essenza Largan che io adoro. Allora, per quanto riguarda il detersivo per i panni, vi volevo parlare di una cosa. Tempo fa vi avevo accennato che avevo iniziato a fare il detersivo per il bucato. Il metodo è semplicissimo per quanto riguarda la preparazione di questo detersivo. Però c'è da dire una cosa: questo detersivo preparato in casa non lava come i detersivi acquistati al supermercato. Perché? Perché si adatta solamente a capi poco sporchi o comunque per lavaggi veloci. Quindi se avete dei panni che hanno delle macchie o sono particolarmente sporchi, vanno pretrattati. Quindi dovete prima, che ne so, anche col sapone di Marsiglia stesso, passarlo e dare una sfregata e poi mettere in lavatrice, perché altrimenti il vostro bucato non uscirà così pulito. Quindi se dovete dare solamente una lavata con bucato poco sporco va bene, altrimenti no. In ogni caso, non è che mi sto demoralizzando, anzi, avevo pensato addirittura di farmi da me il sapone di Marsiglia, quindi il sapone per il bucato a mano. Quindi adesso vedremo un attimino come mi comporterò, insomma, vediamo, ci sto riflettendo. Nel caso in cui poi deciderò di fare entrambe le cose, quindi sia il sapone di Marsiglia e poi il detersivo per i panni, vi farò un video, se vi interessa ovviamente, dove vi mostro il procedimento. Bene, io con questo video ho terminato, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!